Per prima cosa, spunto 3 zucchine di media grandezza, lavate e asciugate per bene. Con la mandolina taglia a fette sottili e in questo modo non si spezzeranno quando li andrò a piegare. Taglia a piccoli pezzi 300 g di salsiccia fresca, voi potete utilizzare quella che più vi piace. Dispongo su una fettina di zucchina due pezzettini di salsiccia e dei cubetti di scamorza, arrotolo in questo modo. Prendo un'altra fettina di zucchina e chiudo la parte aperta. Arrotolo su se stessa, fermo il tutto con uno stecchino in legno. Procedo nello stesso modo fino al termine di tutti gli ingredienti. Insaporisco con un pizzico di sale due uova intere a temperatura ambiente, sbatto leggermente con la forchetta. Passo un'involtina alla volta, prima nella farina, faccio aderire bene su tutta la superficie, rimuovo l'eccesso. Poi passo nelle uova sbattute, faccio attenzione a coprire bene l'involtino. Infine passo nel pan grattato, faccio aderire per bene la panatura, scuoto e rimuovo l'eccesso. Friggo pochi pezzi alla volta in olio di arachidi ben caldo. Rigiro spesso fino a quando risulteranno belli dorati e croccanti. Rimuovo dal fuoco e faccio scolare l'unto in eccesso su carta assorbente. Se volete degli involtini più leggeri, consiglio di passarli una volta impanati in forno già caldo e statico a 200 gradi per circa 20 minuti o fino a completa doratura. Sono semplici e veloci da preparare gli involtini di zucchine, un ripieno goloso e filante che vi conquisterà al primo morso. Non lasciatevi sfuggire questa semplicissima ricetta e preparatela anche voi.